L'avena, un ottimo cereale con elevate proprietà nutrizionali. Buongiorno a tutti, cari amici e cari pazienti consumatori. Da più parti mi viene chiesto cosa ne pensassi appunto dell'avena. Innanzitutto rispondo, come sempre, dicendo che non sono un nutrizionista, ma un semplice informatore nutrizionale. In secondo luogo, vi posso tranquillamente dire che nella mia personale alimentazione ne faccio uso quotidiano. L'avena contiene proteine dal 14 al 17%, 7% sono i lipidi insaturi e il 55% carboidrati. Ci sono anche polifenoli, flavonoidi, fitosteroli e abbondanti fibre, soprattutto i beta-glucani, che hanno una proprietà, diciamo, di abbassare il colesterolo. È un cereale che è utilizzato anche per i celiaci. Così almeno ci dicono, ci suggeriscono delle linee guida, per esempio in Svezia e Finlandia. È vero, contiene glutine, ma non la liadina come nel frumento, bensì la avenina, una proteina che non risulta reattiva al sistema immunitario. I fiocchi di avena, per esempio, un'ottima soluzione per la corruzione, provengono dai chicchi integrali, ma la formazione di acrilamide sostanzialmente risulta inesistente. Il latte di avena, infatti, è un cereale senza fibra, e con qualche fitocomposto in meno, ma mantiene quasi tutti i principi nutrizionali del chicco non trattato. L'acido fitico è bassissimo, come anche per gli altri cereali. Consideriamo che l'acido fitico diventa un composto che impedisce o comunque rallenta l'assorbimento del ferro. Quindi risulta essere un alimento di altissima qualità, una fonte di zuccheri più contenuta rispetto al frumento, che invece ne conta il 70%. Mentre è doppia la quantità di fibra contenuta nell'avena rispetto al frumento. Il suggerimento dunque è quello di cambiare sempre la varietà del cereale assunto. È bene infatti utilizzare anche i pseudocereali come il riso, la quinoa, l'amaranto e il grano saraceno. Tutti i cereali che sono privi naturalmente di glutine. Dal punto di vista di quantità, il consiglio è restare sempre sotto il carico glicemico di 20. Questo è per evitare appunto spinte insuliniche eccessive. Pertanto anche la quantità di questo cereale va comunque controllata. E se per la pasta di frumento è consigliabile rimanere dentro i 40 grammi, in questo caso possiamo stare tranquillamente intorno ai 50-60 grammi. Bene, per oggi è tutto. Per qualsiasi ulteriore e più dettagliata informazione, rivolgetevi ad un bravo biologo nutrizionista, ma che sia aggiornato e soprattutto libero dal carbo pensiero. Buona salute a tutti e viva l'informazione.